Colors, benvenuti in questo nuovo video. Sinceramente non so ancora che titolo darò, perché non vorrei che fosse un titolo, come dire, dissatorio. Non vorrei che fosse un titolo per il quale io potessi essere accusato: tu hai usato il nome di per fare visual. Anche se un dato di fatto è quello che tutti siamo veramente interessati a fare visual su YouTube, e per come dire, dare un briciolo di formalità a questo video, non ci saranno sponsor in questo video. Sto dicendo sempre video. Il mio video arriva in seguito alle affermazioni opinabili di una YouTuber. Io non lo so se fare il nome, penso di no. Sicuramente si vedrà subito se le sue adepte segnaleranno il mio video, e se per caso questa ragazza dovesse farmi un video di dissing, a quel punto però io vi dico chi è. Lei ha aperto una rubrica, un bel giorno all'interno di questa rubrica si è messa a parlare inizialmente della nuova collezione di make-up da uomo che, se non sbaglio, è stata lanciata da Chanel. Se non sbaglio, sinceramente sto facendo il tutto rigetto. Comunque, sotto vi metterò magari gli articoli del caso. E dava la sua opinione permettendo che non vuole essere considerata omofoba, e che la sua opinione è stata coadiuvata da dei ragazzi gay che, se non sbaglio, sono make-up artist, qualcosa del genere. Allora, partiamo dal presupposto che, vabbè, intanto è curioso che questa cosa avvenga subito dopo che io ho girato il video del coming out che vi metto adesso, così intanto vi fate un'idea di chi sono. Poi, altra cosa che volevo dire, pur essendo io gay, non è che tutto quello che dice una persona gay per me è oro colato. Quindi il fatto che l'opinione che sto per sviscerare è condivisa da diversi ragazzi gay non ne fa per me un'opinione necessariamente giusta. Lei dice che secondo lei sono insensate le polemiche sul fatto che non ci sia nemmeno un rossetto rosso in questa collezione, e che quindi pertanto questa collezione risulta discriminatoria. Allora, io non condivido né un parere né un altro. La discriminante non sta nella mancanza del rossetto rosso, e la discriminante sta semmai nella necessità di fare questa distinzione del make-up da uomo. C'entra poco e nulla essere etero, gay, bisex, quello che vi pare. Il messaggio che voi lanciate, secondo me, lanciando questo make-up da uomo, non è omofobo. Semmai è sessista, che è un'altra cosa. E voler dire: voi uomini avete questa linea, contentatevi e zitti. Ok. Poi, l'altro motivo per il quale ho sentito l'estrema necessità di fare questo video, che penso aprirà una rubrica, visto che so che piacciono tanto le chiacchiere, in parte piacciono pure le polemiche, non so ancora né che titolo né che nome darò. L'altra cosa che mi ha dato veramente, veramente, veramente fastidio è sentir parlare ancora una volta in maniera impropria di Pride, che voi conoscete meglio come Gay Pride, anche se ultimamente è stata utilizzata, come dire, la dizione Pride, perché l'utopia è quello di pensarlo come il Pride di tutti. Quindi, con qualsiasi orientamento affettivo, sessuale e qualsiasi tipo di identità di genere, che non vi sto qui ad elencare. Ho sentito di nuovo la solita frase trita e ritrita: non è con la nudità che otterrete i vostri diritti. Allora, un po' di storia LGBT. La conosciamo prima di sparare queste perle di saggezza? Io direi di no. Perché se no sapreste che
la prima marcia gay italiana svoltasi a Pisa nel 1979 era tutt'altro che impudica, erano tutti vestiti. E se non ci credete, vi lascio il video qua sotto del trentennale che si è svolto appunto nel 2009 con molti dei maggiori esponenti, tra cui, se non mi sbaglio, se non ho ascoltato male il video perché ero un po' inviperito, figura anche un nome famoso come quello di Porpora Marcasciano. Ora, alla situazione, vedendo la situazione attuale, scusate ma mi girano, vedendo la situazione attuale, vi sembra che la differenza, che ci sia una differenza così ampia rispetto a Pisa 1979, dove erano tutti vestiti come scolaretti, fino ad ora che ogni tanto scappa qualche culo in fuori? A me no. A me no, né in Italia e nemmeno nel mondo, perché il Pride non è una cosa italiana, il Pride si svolge in date diverse in tutto il mondo. Oggi, 28 agosto, quando sto girando il video, si è suicidato un bambino. Straniero, non mi ricordo di dove, mi pare inglese, di 9 anni, che aveva confessato poche settimane prima alla mamma di essere gay e poche settimane dopo aveva deciso, nell'ingenuità della sua infanzia, di dirlo a scuola e i compagni gli hanno detto di uccidersi. È veramente il caso di attaccarsi a quattro culi di fuori su una manifestazione di migliaia di persone? Non li volete vedere? Vi danno fastidio? Non li vedete? Scusate per i rumori delle chat, ma non ho avuto voglia di silenziare il tutto. Non li volete vedere? Vi danno fastidio? Non li guardate. Non li guardate. Per quanto riguarda i commenti di altre persone gay che si dissociano, io non mi pronuncio neanche più, perché non posso passare la mia vita a cambiare le menti di tutti. Quello che però io dico, specialmente per le persone che conoscono di striscio la nostra causa e dicono di supportarla. Se veramente la supportate, se veramente la supportate, però informatevi e studiate, perché il fatto che voi non facciate parte della comunità non vuol dire che un domani vostro figlio o vostra figlia non verrà da voi e non vi dirà mai: mamma, sono gay, mamma, sono lesbica, mamma, mi piacciono sia gli uomini che le donne, mamma, mi sento un uomo, voglio fare il percorso per cambiare sesso, mamma, mi sento una donna. E allora lì cosa farete? Anche vostro figlio, anche vostra figlia direte: oh, no, non andare al Pride perché tu non sei uno di quelli che ho culi di fuori. Io dopo qualche anno in cui sinceramente non me la sentivo, ho ripreso ad andare al Pride. E nei due Pride che ho visto c'era numero uno culi scoperti, uno solo. Un altro ragazzo aveva addosso le mutandine e i tacchi, e so che c'è qualcuno che ha anche da dire sui maschi che si mettono i tacchi. Aveva il corpo coperto di brillantini, però aveva le mutandine. Ok, quindi non fidatevi solo delle immagini dei telegiornali. Ho letto anche qualcuno dire: ormai il Pride rappresenta solo una piccola parte delle comunità LGBT. Ma perché la colpa è vostra? La colpa è vostra che senza i siti di incontri non riuscite nemmeno a conoscervi. E non parliamo soltanto di persone che vivono in un buco di città come me, che sono costretto, mio malgrado, a utilizzarli. Non parliamo soltanto di questo tipo di persone. Parliamo anche di persone che vivono in grandi città, si dicono dichiarati e poi senza chat non conoscono nessuno. Io sono stufo di sentir parlare dei Pride a buffo. Informatevi sui moti di Stonewall. Informatevi sui moti di Stonewall che sono stati fatti partire da quelle che oggi si chiamerebbero persone transgender. Non certo dai cosiddetti gay che hanno l'ansia di apparire maschili, virili, uomo per uomo, man for man. Ma per favore, io forse resterò singola a vita per avere questi pensieri.
Io forse resterò single la vita per avere questi pensieri. Però chiedetevi il perché voi appartenenti alla comunità LGBT come me, perché non vi dura più nemmeno una storia d'amore? Perché forse siete più attaccati alla sessualità di quanto credete, e quindi quando ad una persona non funziona più il pendolo, non vi va più bene. Quando una persona non ha un corpo esteriormente perfetto come il sottoscritto, non vi va più bene. Ripeto, mi scuso ancora per i suoni delle chat, ma non ci ho avuto voglia di silenziarli perché avevo proprio l'ansia di fare sto video. Quante persone di sesso maschile con disabilità io vedo accoppiate? Pochissime. Ho chiesto ad una mia amica lesbica, secondo lei, quale fosse il perché di questa cosa, disabile e lesbica, e mi ha dato una risposta interessante. Se volete possiamo approfondirla in un altro video, fatemelo sapere qui sotto. Dice, secondo lei, che comunque ha avuto l'opportunità di frequentare più di una volta una donna, nonostante la sua disabilità, dipende dal fatto che la maggior parte delle donne, non tutte, non vogliamo generalizzare al contrario, essendo mentali nella scelta del partner o della partner, poco cambia. Probabilmente sono meno interessate se il partner o la partner è imprigionato fisicamente all'interno di un corpo imperfetto, di un corpo disabile. La realtà dei fatti, vera o no che sia questa cosa, è che i disabili gay di sesso maschile fanno molta più fatica a trovare una relazione. Non vuol dire che non la trovino. Io qualcuno l'ho conosciuto, però siamo veramente pochi. Veramente, veramente, siamo veramente pochi. Questa è una cosa che non è giusta, non è equa. Ripeto, fatemi sapere se volete che la approfondisca in un video, però basta. Basta parlare a cavolo di Pride. Il tuo canale è di makeup, ti prego. Ti prego, torna a parlare di make-up. Grazie.